Lei è sempre di casa in questa terra benedetta, dal profumo di santità di San Francesco, e ne comprende più di me, appena arrivato, le istanze spirituali più profonde. Questa chiesa, arricchita dalla memoria di tanti santi e martiri, il futuro si costruisse seguendo un progetto di vita. Vengono a venerare le reliquie del corpo decapitato di questo campione del dono di sé e ispiratore del vero amore tra l'uomo e la donna. L'unica responsabilità che ha senso in una società prigioniera del relativismo e dell'autoreferenzialità egoistica. È un frutto buono per tutte le stagioni, perché sa trasformarsi al suo interno, sapendo che quando è vero amore, punta sempre all'eternità. L'Italia, mai così divisa e frastornata, ha bisogno di questo amore tra l'uomo e la donna, perché ha bisogno di famiglie solide e feconde, capaci di dare robuste fondamenta ad un'Europa che sta andando alla deriva. Il vero cristiano, in comunione con la Chiesa, è chiamato a interpretarlo alla luce del Vangelo. Come vede, Vinenza partecipa a questa liturgia, oltre al popolo delle grandi occasioni, anche numerose autorità di ogni ordine e grado, che svolgono la loro attività per il bene della regione Umbra, della provincia, della città di Terni e dei nostri comuni. Sono loro, i nostri patroni, che intersecano i bisogni più veri e profondi dei singoli e delle collettività civiche e nazionali. Perfino a Bologna, San Petronio è un santo civico, espresso della civicità della città. Essi appartengono alla preziosa eredità storica e culturale del popolo italiano, ricca di potenzialità e incoraggianti prospettive per recuperare la compromessa identità della nazione e portare a compimento quel principio di laicità dello Stato che appartiene al DNA del cristianesimo. Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio Moreno quello che è di Dio. Gesù ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e mantiene la promessa, e lo fa vedere che mantiene la promessa. Quei segni, che santi straordinari, quali sapete, ma tanti altri santi impossibili. Saluto dunque con speciale simpatia e solidarietà spirituale le coppie di fidanzati e sposi, augurando loro che San Valentino vi aiuti a comprendere e vivere sempre meglio il vero amore umano e cristiano, come lo ha a volte presentato Benedetto XVI negli 8 anni del suo pontificato. Ricordiamoci spesso nella preghiera di questo Papa, grande, tra l'altro anche grandissimo teologo, ma anche grande Papa, grande, umile e mite. Come si condivide la fede e la testimonianza di San Valentino? Prima di tutto occorre credere che siamo amati. Prima cosa, non è amare, è credere che siamo amati, amati da Dio. Esserne intimamente convinti. Crederci fino a provare forte commozione e meraviglia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Per attuare ed esprimere l'amore come desiderio e come dono, per raggiungere la gioia del ricevere e del donare. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, Signore. Benistando Padre Benedetto XVI, che ha fatto una scelta di grande libertà, perché il Signore lo conterrà ancora a lungo, amo. Ascoltaci, oh Signore. Il suo a favore della famiglia possa continuare ad essere un segno ed una testimonianza d'amore.
preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Confine all'altro della terra, offra il tuo nome in sacrificio.